specialino per i 200.000 iscritti. E non ve se sta dietro. Uno se gira un attimo e di dà e tra, in bocca a tutta gente. Fuori dal mio giardino. No, 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 rimanete, vi voglio bene. Se guardate pubblicità, avrei potuto fare uno specialino dove parlavo un po' di me, come quello dei 100.000, ma quello lo sto a fare su Twitch. Praticamente. E poi un video informativo del genere l'ho fatto uscire a settembre. E guarda caso, cosa deciccia fuori sto periodo? Dopo 13 anni dalla fine del libricino del Muori, quello vero, il libricino del Muori One Shot. One shot. Preciso, preciso per i 200.000 iscritti mia. Ma è Roll che mi parla, gli shinigami. Che ci sta. Ne hanno fatto uscire solo un altro 10 anni fa, tipo. Quindi dopo 10 anni che facciano uscire qualcosa, va bene. Non spremo una mucca, capito? Non è che fanno uscì una cosa all'anno. Sorcio! Esperimentone! Pure qua tutti esperimenti in sto periodo. Dopo il musical, che è andato benissimo, io vi ringrazio, grazie a te. Riuscirò a far riassunto di un fumetto? Solo il fumetto, non c'è anime, immagini in movimento, c'è niente. Come faccio a muovere un fumetto? Un rischio, che comunque per quanto devasto le robe originali con le scrittine, immagini eccetera, zoom, dovrebbe essere uguale. Ho fatto pure un video dove c'è sta solo il logo mio. Ce penso io, anima sto coso. Te lo faccio io l'anime prima di tutti. Quindi vedetelo, please, non mi abbandonate. Dopo che bollette, guardate voi il libricino del Muori One Shot. Ma c'è l'antitolo One Shot, vabbè. Inizia nel 2013, cioè 3 anni dopo la morte di Spoiler. Ci stanno gli spoiler di tutte cose, ovviamente. Io te lo dico, poi fa come te pare. E alla fine dell'altro One Shot che t'ho accennato prima. Ed ecco Ryuk. Ciao Ryuk. Ciao Pippin! Con altro Shinigami di nome Meadra, che stava sempre in quel Death Note Special. Tra l'altro è una signorina e a quanto pare gli è andata male. Ha usato il quaderno di Ryuk, quello che ha in più, quello appartenuto al dio. Ma cioè, che è diventato uno sport? Raccatta l'umano. Aripiatelo tiè. Sì sì, grazie, ma frega un cazzo, lo sai che cosa voglio. La trovate? Dimmi che la trovate. Non ho bisogno. Dici le mele? Le mele, che buone le mele. Shit. Ma ora basta. Non posso continuare a mannare gente a comprarle per me. Devo smettere. Come smettere dalle mele? Fase 1, preparazione. Ok, ora mi serve solo un'altra mela. E Ryuk torna sulla terra. Ma lo vedi che è un tossico? È spinto solo dalla voglia de mele questo. Ehi, tossico. 500 yen, 2 mele, dai. Ma perché mi viene in mente a Longi? Porello. Servirebbe uno come Light. Ma mica crescono sull'alberi le persone belle, intelligenti, affascinate, simpatiche, modeste, famiglie, fretta, fortunate, tutte senza paura. No, infatti, non crescono sull'alberi. Ma le mele sì! Ma perché non dai sto cazzo di quaderno a un contadino, Ryuk? Che c'ha una piantagione, un bosco, un meleto, come si chiama? E hai svoltato? Ma ci vuole tanto a pensarci, ma io... Maggio 2019! Ma come? Sono passati 6 anni! Ma che sei venuto a piedi, non volando? Ma perché senza mele me incricco, ti ricordi? Camminaci a te così! Volaci! C'ha ragione, scusa! Tanaka sarà il protagonista? Che tipo sarà? Un trapper! Ma porca! Tranaka! Sfera e Taka! Sì, Ryuk, guarda, guarda questo. Cioè, non lo so, un po' più devastante psicologicamente, non puoi arrivare. Ma te sei scemo, ma te presenti così, ma ti allontani. Lo ammazzi, gli avvi ancora. Ma attenzione, plot twistone. Ha recuperato la memoria. Quindi già ha fatto cose sto Tanaka. Oh, Ryuk, gli ha fatta. Sono passati 2 anni. Stavo a cercare l'uomo del monte. Ma quello tratta gli ananas, no le mele. Ci ho provato a mangiarli, ma tutte spine. Me stava a dire, tipo, prova a aprirle. Ma ho rosicato, l'ho ammazzato. Oh, sono sbucato fuori dal pavimento, come te dissi, eh. Ah, allora aveva un senso pure quello. Ma perché? Bra, non mi piacciono gli infami, ma solo chi mantiene la parola. Sì, sì, ma che cazzo ne sai? Potevo entrare pure dalla porta, eh. Fate gne gne gne. C'è una spugna di ferro in capoccia. E dite sì sì dal pavimento. Ma questo mi fa pensare che sto stronzo io, che c'è stato un motivo, che se usciva da un'altra parte qualcuno l'avrebbe visto. Perché dal pavimento? Al piano di sotto c'è sta qualcuno che doveva vederlo. Oh, non so niente, magari flasho tutto, ma
due anni prima. Minoru Tanaka, ancora una volta, è il più bravo. Dai, ecco un altro secchio. No, c'ha dei voti un po' così. Potrebbe essere lo studente migliore delle medie. Ah, ma quindi è un piccolo angelo, che pare che c'ha 27 anni. Come al solito però, negli anime tutti belli, tutti acchittati. Ragazzino, se sei alle medie e non gli somigli, tranquillo, è normale. Minoru Tanaka è intelligente, ma non si applichi. Tanto me basta. Ciao! Ah! Perché sei sconvolto? Si cagano sempre tutti, sono così brutto! Mi scusso, non volevo ferire i suoi sentimenti. Ma hanno detto che sei sveglio forte. Il migliore per 3 anni di fila. Il migliore. Ah, ma dici test di intelligenza? Sì! Io apprezzo più il talento che i voti alti. Passione ci vuole. Passione. Ah, ma io non c'ho manco il talento. Più una cifra ed testa di intelligenza, perché uso le app tipo Brain Age e guardi i programmi del genere. Ma cos? Ma hai barato? Ma che? Sei un freebooter! Ryuk ha dato il quaderno a un freebooter! Non ci posso credere! Ma veramente fate! Tra tutti, sto cazzo di fumetto parla di un freebooter! Vabbè! Ma come vabbè? Io voglio le mele! Che me frega chi me le dà! Può essere pure Satana! Kentaio, io conosco tutto il casino che ha sentito ai piani arti. È tutto un equivoco. Piccolo angelo caduto. Che comunque, vabbè che ha visto i programmi, eccetera. Ma è sveglio de suo, perché sennò non prenderebbe 142. È intelligente, anche se un po'. Vedevo un po'. Fammi in bocca a casa tua. Vabbè. Buonista! Guarda come ospita a casa sua lo scimmigrato! I giapponesi sotto i ponti, gli immigrati degli hotel Overpass. Wow! Questo era il libricino di Kira. Già. Ah, ma lo vedi che è proprio il quaderno di Kira? Ma tu che ne sai? L'hanno messo nei libri di scuola. Sì. Davvero? Come davvero? E te credo, ha devastato il pianeta. Ryuk, te ne rendi conto del bordello che fai ogni volta? Dicono che sia stato il più cattivo, ma c'è gente invece che pensa che sia stato il più bravo. E chi dice che è cattivo, allora è lui il cattivo. Ha senso? Questo discorso ha senso? Come si usa? C'è scritto. Non so l'inglese. E Ryuk, te l'ho detto, mica sono tutti come Light. Bei tempi, quando c'era lui. Quando c'era lui. E Ryuk lo traduce in diretta, tiè. Grazie. Adesso vorrei sapere cosa ci ha fatto Kira. Senti, io t'ho dato retta pure troppo, eh. Voglio le mele. Tieni. Te dico tutto. Spiegone. Wow. Certo che sto Kira era proprio forte. È il migliore del Giappone. Per davvero. No come te, freebooter. Ma ora sarebbe più difficile anche per Kira. Perché anche se sono passati solo 10 anni, è cambiato tutto. Grazie alla tecnologia. Ci stanno telecamere dappertutto. Gli smartphone. Quelli stavano con le cassettine. Ma di che stavo a parlare? Oh, vedi, questa è una cosa figa. Che mi chiedevo pure io nei riassunti, tra l'altro. Come farebbe Kira con tutta sta tecnologia? Se mandi un messaggino, mo te cioccano subito. No che seguirei Pembar spavardissimo e non te vede nessuno in faccia. Come farebbe? Farebbe pure meglio. Con tutte ste possibilità in più per vedere gente in faccia. Avrebbe bucato tutto, guarda, avrebbe imparato subito. Tanto era bello utilizzato a faccia anticipare come te. E tu, Minoru? O sapresti fa? Cosa? Il dio di un nuovo mondo. Mino? Minu? Minoru si chiude. È uno di quelli che si chiude. Pensa. Finché non trova una soluzione da solo. Bravo che usi la testa. Solo che ci mette un po'. Passano ore. Mi sarei anche rotto il cazzo. Le faremo sapere. Ma so io che te sto a proporre il lavoro? Lo dovrei io. Ho due domande. Primo, qualcun altro oltre a me te può vedere? Sì. E chi? Quelli della Task Force! Ah, vedi chi ci sta! Matsuda! Aizawa! Moji! Nier! Sicuro? Sì! Perché chi possiede il quaderno e poi lo lascia, perde la memoria. Ma chi lo tocca solamente, no. E anche adesso, se me beccano, me vedono. Seconda domanda! Pronto? Gli Shinigami devono stare sempre attaccati al culo al possessore del quaderno. Esatto! Ma quanto gli devono stare attaccati al culo? Attenzione, le domande belle che manco io mi sono mai chiesto onestamente, eh. Quanto si può allontanare Ryuk?
Boh. E te pare non sa mai in cazzo questo. Mi manca Rem. Ma non c'è la distanza. Diciamo che finché so dove stai, allora va bene. Spara una cifra. Ma non c'è una cifra, non te saprei di. Dai, 14 chilometri. Ma che numero è? Ma perché? A caso proprio. Perché 14? Andiamo a vedere. Però massa che vista, Ryuk. 14 chilometri, vedi. T'ammazzi de carote, no de mele. Non gli fate scoprire l'ace a Ryuk, che se lo inietta direttamente nelle vene. 14 è il numero che segue il 13. Attenzione, non me l'aspettavo. È semiprimo, ma che vuol dire? Gli ultimi saranno i semiprimi. È il numero delle stazioni della Via Crucis. Oh, attenzione può essere. È il giorno in cui è morto Gesù. No! Nel mese ebraico di Nisan, che è il settimo mese, numero magico. Si mischia tutto. Ma che ne so, ho deciso. Accetti il lavoro? Sì. E dai, fra 2 anni. Ma cosa? Se te ragazzi, in sto paese sono i vecchi che sfruttano i giovani, eh. Ma non è che mi vai a aspettare i cazzi tua. Ti prometto 1 milione di mele sul lavoro. Ci vediamo fra 2 anni. E rieccoci al presente. Ma perché Ryuk gli è da retta aspetta 2 anni? Cioè, ma che davvero? Ma che deve stare 2 anni senza mele? Ma io facevo sì, sì, vabbè, intanto vado da un altro in sti 2 anni. Boh, va bene. Io te giuro non so niente, ma questo gli ha chiesto chi poteva vedere Ryuk. È passato dal pavimento perché qualcuno ora l'ha visto. Ok, posso continuare col piano ideato 2 anni fa. Ma perché ha aspettato 2 anni, infatti? Io non c'ero arrivato, me l'hanno detto, mi dicono perché non aveva l'età, piccolo angelo, per... Vuoi una mela, Ryuk? No, grazie, sono stato 2 anni senza, ho smesso! Bravo Ryuk! La forza di volontà sconfigge tutte le avversità! Vabbè, io dato, l'avevo tenuta. Se vuoi butta. Ma giù, ma che cazzo me ne frega se vive una volta sola? Ma non sei immortale? Qual è il piano? Il piano è vendere il libricino del Muori! Ridammelo! Vaffanculo, t'ho aspettato pure 2 anni! Ormai me l'hai ridato! Ma dai, ma come vendelo? E come lo vendi? Faccio l'asta col prezzo di riserva. Cioè, ma questo vuole vendere il libricino su eBay? Penso che vada abbastanza contro le regole del sito, eh. Vendo arma di distruzione di massa tenuta benissimo. In omaggio a Shinigami Melivoro. Ma perché? Per i soldi. Damn, it feels good to be a gangster. Ma io credo che con sto libricino puoi trovare il modo di fare i soldi uguale, senza vendelo. Ma non lo vendo su eBay. Mo tracciano tutto, te l'ho detto. E come lo vendi? Lo venderò grazie a Sakura TV! Tutti i grandi ritorni! Dista 11 chilometri da qui. 11, che so meno dei 14, quelli che mi hai detto tu. Quindi glielo porterai tu. Oh, agnappetta! Ma mica sono un corriere Amazon! Basta. Io dovrei essere imparziale in teoria. Imparzielle! Tieni una mela. Faccio tutto! Ma lo vedi che te lo compri quei mele? Buonasera amici telespettatori da Sakura TV! Oggi parleremo del virus, male molto brutto o batterio che sa sente galla? Linea all'esperto, cioè mio cugino. Foglietti a caso davanti alle telecamere. Stanco di essere bullizzato dai compagnetti di classe grossi così? Il vicino di casa si fa le fritture, i sofficini e 3 di notte mentre ascolta a tutto volume le piogge di Castellammare di Gigi D'Essos? E attacca più di un tuo senso contemporaneamente olfatto e udito che manco nei Cavalieri d'O Zodiaco? Il tuo capo si lamenta che i giovani non hanno voglia di fare niente, mentre ti paga in nero 400 euro al mese full time. È così, questo paese è così. Lo compro io il quaderno e ci iscrivo tutti. Allora risolvi tutti i tuoi problemi acquistando il potere di Kira. Da oggi in vendita. Vai su Twitter e usa l'hashtag Off Kira e fai la tua offerta in dollari americani. Attenzione, può causare follia, paranoia, discesa nel mood dopo la dipartita e la morte delle persone scritte su di esso. Si sconsiglia di autografarlo, tenere fuori dalla portata degli psicopatici. Ma cosa? Ah, ma è proprio un foglietto che fluttua. Pensavo che lo volesse far leggere i tizi. Cioè, proprio così stavo. Ryuk che si espone in sta maniera. Guardate che mi tocca fare un cesto di frutta. Ovviamente Minoru T-Report qua l'ha fatto per farlo vedere a chi di dovere. E la gente ri ovviamente. Non ci
ci crede. Sì, il potere di Kira. Sì, Sakura TV. Sì, 400 euro al mese full time. Ma che ha? Riconosco gente che gliene danno 300. Ma guarda chi c'è! Matsuda! Ciao Matsuda! Che infatti vede Ryuk e non ci rimane troppo bene. Commissario! E suda, ammazza quanto suda. Ma comunque sarà un fake, tutte cazzate. Sicuro? Ma intanto l'asta è arrivata a 3 milioni. Ma è ancora troppo poco per il potere di Kira. È vero o no? Altro grande ritorno! Anthony Rester e Halle Berry. No, Linder. I membri dell'SPK, la Special Provision for Kira, Meko Yonis, che è ancora in attività a quanto pare al servizio di L. Attenzione, capellone, capelli bianchi e tutti i giocattolini, perché è lui! È lui! Griffiths! No, Nier! Che ha cambiato lettera. Moe L, promozione. Infatti L sta un gradino sopra l'alfabeto. Moe, vabbè, Moe il terzo L. L the third, che sta a Photoshop Ryuk per creare una sorta di riconoscimento facciale per gli Shinigami. Ma le telecamere mica li vedono, scusa. Ma a quanto pare sì. O meglio, se qualcuno che può vedere gli Shinigami vede un video, tipo la TV di prima, infatti, che cazzo dico, e ci stanno Shinigami, allora possono vederlo. Non ci avevo pensato. Insomma, abbiamo a che fare con un nuovo Kira. Akira. A per Aushon, per Asta. Sì, ma Akira, sì. Ma come Akira? Devo ammettere che è sveglio, eh. Usare la TV anziché il web. Potremmo seguire lo Shinigami. Voi vedete che è per questo che passa sempre da sotto. Che si muove sottoterra, Ryuk! Tanto è intangibile! Ci servirebbe un video col possessore del quaderno e Ryuk insieme. Ma è impossibile controllare tutte le telecamere presenti in Giappone. Anzi, no! Ed ecco perché il riconoscimento facciale. Comunque Nier è diventato L, ma del tutto. Cioè è la faccia di L, dai. Però capellone. L con altro taglio. L skin metallaro. Metallaro! Comunque. Sì, ma... cioè, ma... questo riconoscimento facciale dovrebbe toccare il quaderno per vedere lo Shinigami. Ma che sta a fare Nier L? No, no. Vabbè, perché in Giappone? Perché da quello che abbiamo capito nella serie originale, gli psicopatici sono tutti in Giappone? No! Gli Shinigami non possono essere troppo distanti dal possessore del quaderno. E se Ryuk stava in Giappone, dopo sta Akira in stasi dentro una capsula? No! Là! Ah, ma sta a fa proprio l'action figure! Mi pareva un PC, vabbè, scusa. Artista! Genio! Allora andiamo in Giappone e catturiamolo! Yeah! Perché? Anche se lo trovassimo, ha fatto qualche reato. Sta a vendere un quaderno. Ma è la più terribile arma mai apparsa sulla terra. Sì, lo so, ho detto io. Che fai, me frebuti? Ma le armi si vendono tutti i giorni. Mica l'ha usato. Se proprio volete il quaderno, basta prenderlo al vincitore dell'asta. Fatevi mandare la registrazione di Sakura TV. Rester, che piacere risentirla dopo i bei vecchi tempi. Sì, sì, mandi i nastri. Va bene. C'è un problema. Cioè? Quello che avevo detto, lo vedi? Oh, non sapevo niente e voglio sapere niente. Però è ovvio, cazzo. C'è un motivo per cui passa dal piano di sotto. C'è un motivo? Cioè che passa da sottoterra. È impossibile capitato viene. Resta da scoprire come ha fatto a raggiungere Sakura TV. Ma che c'è il radar? Ogni tanto sbuca fuori. Ha preso una direzione, vado di là. Dai, ma come fa? Va bene. Comunque sia, le telecamere sono inutili. Sì. Che cazzo fai? È inutile il programma di riconoscimento shinigale facciale qua. Quindi... sì, ho capito, ma te c'eri impegnato tanto. L'unico modo per rintracciare Akira è mandarti su un giro a far danni. Basta! È tracciare a chi arriveranno i soldi. Ma è come ammettere di aver perso e non voglio... uffa. Si riconfermano tutti un po' infantili sto fumetto, eh? Entusiasti! Per ora, famosi cazzi nostri. Miglior detective del mondo, signori! Come va l'asta? L'hanno superato il prezzo di riserva. Te la cifra. E quando finirà? Non ci ho ancora pensato. Senti, frega un cazzo, era una domanda per introdurre la domanda vera. Cioè, a fine asta, come faccio io con le mele? Nuovo messaggino. Manca una settimana alla fine dell'asta. A meno che non mi girino i torsoli e la faccio finire prima. Perché faccio come mi pare. Il libricino è mio e decido io. Pff, non c'è diritto di recesso. Semmai c'è quello di
decesso. Amici telespettatori, riecco il foglietto volante, solo da Sakura TV. Fermi polizia! Massuda. Cos? Ciao Touta! T'ho visto a te, eh? Che sta a guardare la TV, che vuoi punta per l'asta. Non ci prova, sa? Vergogna! Che nessuno provi a comprare questo potere cattivo! Massuda, che cazzo fai? Sono passati anni, ma fa sempre come te pare, oh. E infatti è sempre detective, è normale, non ha mai fatto carriera. Ci sarà un motivo. Ma super direttore generale! Giuro, è tutto vero! Scrivi i nomi e la gente fa bummete! Fa bummete? Bummete! Degradato al lavoro d'ufficio! Ma sono l'eroe che ha sparato a Kira! Spoiler! Degradato a portare i... caffè! L'uscita di Massuda e il suo discorso atto a toccare i cuori delle genti avrà fatto desistere le persone dal cercare di comprare quest'arma così malvagia? Odiare ti costa una cifra, perché sono arrivati a 300 miliardi di dollari e l'uscita di Massuda ha scatenato l'effetto contrario. Così sembra veramente una cosa seria, seppure la polizia si mette in mezzo. Ma chi c'ha nel mondo 300 miliardi? Nessuno! Non esiste qualcuno così ricco! Vuol dire che... è una truffa! No, un collettivo di persone si è riunito per fare l'investimento! O addirittura una nazione! Ma non vale così! Ma come fanno a pagare? Ma sai quanti sono 300 miliardi? Cioè, proprio in contanti! Guarda che sarà un palazzetto dei tre piani fatto dei sordi, eh! Tutto va secondo i piani di Minoru, che manda Ryuk con un altro bigliettino. Twitter era solo per scremare i poracci. Se ci avete le palle, uscite fuori come nazione e fate una proposta. Astenersi terzo mondo. Se vabbè, ma quale politico serio si esporrebbe per sta stronzata? Io! Lo compro io! Ma Trump! Trump in Death Note! L'avevo detto io, Trump col quaderno! E calla! L'America offre mille milioni di mila miliardi di milioni di centinaia di migliaia di miliardi di spicci di dollari! No dai, 500 miliardi! Me coglioni. Sì, ma non vale che le nazioni spendano i soldi dei cittadini, è facile così, cazzo. Ma la Cina non ce vuole sta e offre un trilione di dollari. Sì, si inventano i numeri ormai. Non esiste come numero. Esiste. E io sto cominciando a farmi delle domande, però. Cioè, ma questo non avrà mai sti soldi. Ma come fa a prelevarli? Cioè, io dividerei tipo la cifra in 10.000 conti diversi, cazzo, e preleverei da qualcuno di quelli. Cioè, non prenderei tutto. Ma che cazzo ce fai con un trilione di dollari? Cercherete di essere il più anonimo possibile, capito? Pure se riesco a prelevare 100 milioni, to! Prelevati qua e là, capito? Chissà come farà. Comunque un trilione di dollari. E allora noi 2 trilioni! Vabbè, ma scusa, ma non raddoppiamo così a caso! Cazzo, fai 1.100 miliardi! Ma come 2? Siamo arrivati fino a qua con 1 trilione, raddoppia così! E prometto inoltre di non usarlo! Dai cazzo, me lo devo dire davvero? Yes, Mr. President, Fabrizio alle masse le casalinghe diranno quanto è bravo lui, quanto è bravo. Ok, non lo useremo mai. A parte qua Clinton. Attenzione, anche i buoni sentimenti. Ma Minoru è anarchico fragico ed è costretto a mandare un altro bigliettino. Non sono un analfabeta funzionelle. Non cercate de piamme per culo. Le cazzate che rifilate alle pecore, salvatele per la vostra campagna elettorale perenne. Basta. Solo il prezzo, lol. Primo ministro giapponese, eccolo, mi chiamo proprio così, eh. Primo nome, ministro giapponese, cognome. Ambulanza. Ma porca troia! Famola passare, nei 200.000 iscritti. Vuoi che l'ambulanza non passi a salutare? Ecco, si è fermata qua sotto. Okay. Comunque, primo ministro giapponese. Stiamo all'asta delle armi super killer. Ma non potete fare una riunione tra capi mondiali come agente seria, visto che dovreste esserlo, avevamo letto apposta, e dire: ricapiamo il quaderno come mondo e bruciamolo, o famoce qualcosa collettivamente. O veramente farete così? Cioè, chi c'ha più sordi sopia, capitalismo portame via. Sì.
Sta cosa mi piace, di sto capitolo extra. Come fossero le nazioni senza scrupoli. Nel senso che se uno dovesse vendere il potere di Kira, come si comporterebbe il mondo? Così, fidate. Sordi buttati per un quadernino. Siamo arrivati al quadrilione di yen. Ormai sono cifre proprio che non esistono. Che è pari al debito pubblico giapponese. Un quaderno per pagare i buffi da tutto il Giappone. Ryuk, eccolo. L'asta finirà domani. No! Alla fine mi stavo a divertire. Il quaderno io dovrei portare a te. Sì, sì, ho capito. Cazzo, so il postino in sto capitolo. C'è posta per te. Ma come li prendi sti soldi? Oh, quello che mi stavo a chiedere. È impossibile, fisicamente sono troppi. E infatti dovrà essere per forza online. Ma allora a posto, o cioccamo sicuro? Perché cioè, tutto tracciato, te pare? Infatti. E che finisce così? Un one shot un po' di merda, eh? Non può finire così. Alla fine Akira ha fatto l'unica cosa sensata. Beh, fa se esplode in mezzo a Tokyo. Cioè, se uno non volesse usare il quaderno, che ci farebbe? Lo vende. Una semplice domanda per far partire la storia. E per ricevere sti soldi ci sarà sicuramente un piano, visto che è stato così bravo fino adesso. Vediamo un po'. Elle farà la sua mossa alla fine, quando ci starà un scambio dei soldi. Boh, lo Shinigami Swarovski. Come si chiama questo? Justin. Ma come Justin? Sei venuto a fatte rapinà? No, te vogliono al telefono. Chi? Il re degli Shinigami. Azz, Martin in persona. E che vuole? Ma io che cazzo ne so, scusa. Ma questo sta proprio sulla sedia a rotelle. Mica avevo capito, eh. Steven Justin, Xavier Trapper. Basta. Il giorno dopo, tutti così. E che è successo? È successo che il quaderno è stato venduto agli Stati Uniti d'America per uno zero periodico dollari. Come mi darete gli soldi? Vo dirò entro 24 ore. Non PayPal o PostePay che me cioccano, eh. Arieccoci al quartier generale, che realizza che se deve frega il quaderno dal suo stato, l'America. E vabbè, se vuoi farlo va bene, ma io me giro, non voglio sapere niente. Che vuol dire? Han fame, ma che me m'hanni bevuto, te ne lavi le mani? Ma perché io ora vivo in America? E sti cazzi in cielo metti. Ma che vuol dire? Che non vuoi infrangere la legge del posto in cui vivi? Ipocrisia. Boh, veramente, guarda, io non l'ho capito sto pezzo, magari l'ho tradotto male. Ditemelo voi nei commenti, che cazzo vuole Nier qua. Elle, torniamo alle cose serie. Il quaderno è una cosa seria, eh. Come farà Akira a piarsi il malloppone? Come farà? Tu lo sai? Io? Tu? C'ho un'idea. Ma te posso dire la verità? A me pare che Elle, Nier, Griffiths, come ti chiami, non stia facendo un cazzo. Sta a fare action del capitolo pure lui. Vediamo se commenta e stop. Ha chiesto dei nastri. Vediamo come se li piglia sti sordi. Semplice, non se li piglia, perché fa depositare la cifra a tutti i correntisti giapponesi della Yotsuba Bank. Divisa tra tutti equamente. Suddenly comunismo. Dopo aver letto quella riga, calo de audience de tutti del 666%, perché so tutti corsi a far conto là. Ma c'è sta il weekend e le banche sono chiuse, non si può fare sto giochetto. Hanno pensato a tutto. Divisi a tutti i correntisti dei 60 anni in giù. Ah! Ha escluso i boomer! Oh, alla fine è simile a quello che avevo detto io, eh. E te lo ripeto, non so niente. Io ho pensato comunque a sparpagliarli a caso, no? Ma no a tutti, compreso me, che sembro uno dei tanti. Ancora meglio! E quanto fa a persona? 1 miliardo di yen. Che so tipo 8 milioni d'euro per uno, credo. Beh, che direbbi? Minoru! Tu hai il conto alla Yotsuba Bank, vero? Guarda caso sì! Che succede? E questo si collega al fatto dei 2 anni. Che ha aspettato 2 anni per avere l'età per potersi aprire in conto. Però questo mi hanno detto. Non so se sia vero, però ha senso. Perché me lo chiedi? Perché siamo ricchi! Ricchi! Ma ni leggi i giornali? I giornali, madre? Come no? Me li faxano tutti i giorni. Io stavo qui a sentire la trap. Sei il disonore di questa famiglia! Prendi esempio da quel bravo giovine che ha venduto di contrabbando l'arma più micidiale Eva. Ti diseredo! Il conto è a nome mio. Sei la gioia di questa famiglia, piccolo angelo! Guarda la gente davanti alla banca!
Dacci i soldi, oh! Sono miei di diritto! Ho 59 anni e 11 mesi! E alla Yotsuba Bank festeggiano! Gli stanno a bocca un oceano dei soldi e de commissioni! Elle, che demo fa? Meh! Te vuoi armenarsa? Per fa cosa? Per cattura sto Kira! E come? Come come? Ce lo devi di te! Soldi pubblici per pagare sta baracconata! Fa il lavoro tuo! Catturalo! Non posso! Anche se dovessi indagare tutti i correntisti, so centinaia di migliaia. E una volta che Kira venderà il quaderno, si scorderà di averlo posseduto. E come fai a becca uno che non sa d'aver fatto qualcosa? E quindi? Quindi! Io, L, per la prima volta, ho perso. Devo abbozzare. Ma vaffanculo, Nier! Ma vaffanculo! Sei Nier, non sei L! N per n'hai fatto un cazzo! Porco Giuda, L avrebbe fatto qualcosa almeno! Avrebbe fatto annunci su mega schermi incredibili! Un Trump fake per manovrare l'asta! Che ne so, qualcosa! Ma va a giocare con i pupazzetti! Nel cervello ce l'hai i pupazzetti! Dai, vaffanculo! Dai! Ho sperato fino all'ultimo facesse qualcosa! Sdraiato a rotolatte sul pavimento! Sto Swiffer, guardalo! Che poi è la seconda volta che perdi, perché qua la volta hai vinto solo perché Mello t'ha parato il culo e mi cami uno stronzo! Non te lo scorda mai! Non l'hai battuto il dio! Dai cazzo, Nier, no! Dai, ma che veramente! Passato il weekend, i soldi sono arrivati! Madonna ragazzi, su PayPal sarebbe stato istantaneo! Ma che cazzo ci fanno le banche per 2-3 giorni di bonifici che i soldi? Il medioevo ste banche! Oh. Il bonifico, il pezzo di carta da obliterare! E io stavo a scherzare, ma veramente la gente assalta la banca per aprire il conto! A Fagiani sono già arrivati i soldi! È finita così! Ryuk! Tu prendi la tua strada, io prendo la mia. Ripiatelo! Vado da Trump. Ho perso l'occasione di tirarlo negli anni 30 in Germania, ma mi sa che pure con lui si divertimo. Mi raccomando, non te fa più vedere. Va bene. Niente di personale. Voglio solo vivere una vita felice senza sapere un cazzo. La scelta dei Cypher. Minoru. Ancora qui stai. Sei riuscito a tenere il quaderno e a usarlo, diciamo, senza scriverci sopra. Infatti, non ha mai manco aperto, se può dire. È stato interessante. Maroi, Frim, quadri. E via la Casa Bianca. Trump sta per ricevere il quaderno. Finalmente! I pieni poteri! Portatemi tutta l'anagrafe del Messico. Aspetta, c'è una nuova controindicazione. Ti ricordi che il re di Shinigami mi voleva parlare? Il che? Ha abbastanza rosicato, che un umano si è messo a vendere il libricino del Mori e ha aggiunto una nuova regola. Ah, ma quindi lei fa il re le regole? Regole? Mi pare giusto. E che dice sta regola? Che chiunque venda o compri il libricino del Mori schiopperà. Ma mi stai dicendo che Minoru è esploso? E che pure tutti i correntisti? Ma mica sarà retroattiva! Ma non vale! Te puoi ancora salvare! Hai pagato! Perché ha pagato! E niente diritto di recesso! Se mai di decesso t'avevo detto cazzo veramente! Ma se rifiuti di prenderlo, non schioppi! Ah, ottimo! Ma se lo prendi, sì schioppi! Ma qualcun altro, il prossimo presidente, potrà usarlo! Potresti morire per il bene della nazione! Non dicevi che avresti dato la vita per essa? Il presidente rifiuta. Vabbè dai, manco de biasimo. Però dirò a tutti che l'ho accettato. Tanto avevo detto che non l'avrei mai usato. Per la pace! Signore e signori, il vero Kira. Scus, se ti ho dato del Trump, te sei più sveglio. Lo vedi che se saremmo divertiti, mannaggia il re che deve cagar cazzo. Che comunque il re ci poteva pensare prima, eh. La regola gli Shinigami non possono far favore all'umano in cambio de mele, non ce l'ha ancora messa. Arrivederci. Ora, dovrei avvertir Minoru. Eh sì, eh. Prima che preleva. Ma mi ha espressamente detto di non farmi più vedere. Ho capito, ma credo che ti perdonerebbe, eh. Ma ha detto, per qualsiasi ragione. Comincio a sospettare che sappia già tutto Minoru e se ne sbatta. Tempo dopo, in Giappone tutti comprano cose coi soldi degli americani. Ma che è un risarcimento dalla seconda guerra mondiale, che è? E comunque, non muore nessuno, quindi meno male. Boh, Minoru sì. How could this happen in me? Ma porca puttana! No! No, God, please, no! No! Non vale!
perché non sono morti pure l'altri? Quest'altri che hanno preso i soldi? Perché è lui che l'ha venduto. Sì, ho capito, ma pure quest'altri hanno accettato i soldi della vendita. Solo il compratore e il venditore. Comunque no, errore giudiziario. Se il re... Ma se il re degli Shinigami è coglione e deve mettere pezze e regole, che so 14.261, bis, e la metà so stronzate, tipo i fegatelli li puoi mettere prima che la persona muoia. Ma va alla finita. Si è pirla, ci devi rimettere lui che ha girato il sistema. Ma non va bene. Levate il potere legislativo al re di Shinigami. Plot twist: l'ha ammazzato Ryuk. Ti sei sentito male? Ma sei un infame, sei! E seguo solo gli ordini! Sì, bella scusa! L'ho già sentita! Attenzione però, Minoru, posto d'onore sotto il dio di un nuovo mondo! C'è pure una morale sta storia! Abbiamo imparato qualcosa! Che bisogna destituire dei Shinigami, no! Che non si scappa, a quanto pare! Se maneggi il libricino del Muori, dovrai crepare! Considerazioni finali. No! E onestamente mi è piaciuto, Come tutti i fan, sono partito un po' prevenuto. E perché sì, non sappiamo per culo. Nessuno vuole che una cosa bella venga intaccata da cose che magari c'entrano un cazzo. Non rovinate le cose che vi riescono bene, Rowling? Solo per i soldi, Sorcio? Ma non è questo il caso. Mi è piaciuto. A parte Nier, che è fanservice a questo punto, perché non serve a un cazzo, allunga il brodo, dice tu stronzate, solo per farti vedere che è vivo. Ok che il piano dei Minoru era figo, ma cazzo, fai qualcosa. Disturba l'asta di Twitter. Buttalo giù Twitter, cazzo. Quando prova a mandare Yuka a Sakura TV, butta giù Sakura TV. Impediscigli di comunicare. Fai qualcosa. Niente. Giochini, faccine. Ma va a cagare. Non sarai mai come elle. Minoru mi è piaciuto. È sveglio. Ce l'aveva fatta. Redistribuzione delle ricchezze. Ma perché? Pure di Shinigami, buh! Quindi alla fine mi è calato. E non capisco perché. Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente è che siccome Death Note è impicciato col cristianesimo e lui rimette i nostri debiti e poi muore per noi... Cazzo! Il 14 era vero! Lisa! Volevi far morino? Ma trova la scappatoia! Ma non le robe retroattive! Giustizia per Minoru! E comunque è morto inconsapevole. Riposa in pace, piccolo angelo. Insegna agli angeli a fotte il sistema. Solo con un muori poteva finire lo speciale dei 200.000 iscritti mio. Al prossimo video.